Quest'anno, nell'ambito di Ludica, per la prima volta si organizza un concorso fotografico. Questo concorso fotografico si svolge nell'arco della durata della manifestazione e prevede, diciamo così, due sezioni. Allora, intanto diciamo subito che queste foto devono essere realizzate nel periodo di Ludica, quindi dal 18 al 24, e dovranno rappresentare tutti gli aspetti della manifestazione. Ogni fotografo, ogni artista poi si esprimerà secondo la sua fantasia, le sue predisposizioni, quindi il tema è libero, però deve riguardare la manifestazione. Diciamo che il concorso si svolge in due sezioni, o perlomeno per quello che riguarda le premiazioni, ci saranno due sezioni. Una sezione stabilirà il vincitore tramite una votazione su Facebook, ovvero sia le foto dei concorrenti possono essere pubblicate sul sito Facebook di Ludica e chi riceverà più preferenze, ovvero sia più mi piace, saranno i vincitori, sarà più di uno. Mentre l'altra sezione riguarderà il vincitore che scaturisce dalle preferenze che esprimono i giurati. Due sezioni separate, quindi chiamiamole un po' una giuria popolare e una giuria di esperti, tanto per essere più semplici. Credo che sia una bella iniziativa, perché una manifestazione come Ludica si presta molto alla macchina fotografica, alla fantasia dei fotografi. Io in tempi, negli altri anni, ci sono divertito pure io a fare delle belle foto su Ludica, proprio perché i costumi, gli ambienti, la città stessa si presta a questo tipo di concorso fotografico. Quindi spero che otterrà il successo che merita, anche perché ho scoperto che c'è questo ritorno dei giovani alla fotografia. Fa molto piacere a me, purtroppo ormai giovane non sono più, però la fotografia l'ho cominciata da ragazzino. E accorgermi che adesso c'è questo ritorno alla passione della fotografia. E allora è bene che si dia modo ai giovani, e non solo comunque, di appropriarsi di un mezzo di espressione che è quello della fotografia.